Poliziotto ucciso, presi quattro banditi, omicidio volontario, lesioni, ricettazione, i reati contestati dal PM di Napoli ai malviventi che ieri hanno causato la morte dell'agente Pasquale Apicella. Tante le attestazioni delle più alte cariche dello Stato, il cordoglio arriva anche dal presidente del campo Rom. Troppa gente in strada, De Luca, chiudo tutto. Folla ieri sera sul lungomare di Napoli, le immagini mandano su tutte le furie il governatore che minaccia nuovi drastici provvedimenti. Intanto a Salerno De Luca apre l'ospedale Covid e annuncia pronti per un possibile ritorno del virus in autunno. Peculato, arrestati medico e infermiera, svolta nell'indagine dei NAS sull'ospedale di Mercato San Severino. In manette il medico e docente universitario che utilizzava le strutture dell'Ateneo per visite specialistiche. L'infermiera faceva saltare le liste di attesa. L'amarezza del rettore Loia. Caffè e pizze a casa, ma è lite sugli orari, aumentano le richieste dei cittadini, positivo il bilancio della prima giornata di delivery, ma solo il 30% dei locali ha riaperto. Ed è polemica, gli orari ridotti ci penalizzano, denunciano gli esercenti. Cervinara fa ripartire il contagio in Irpinia, 7 casi positivi nel centro caudino, il sindaco chiarisce, 4 sono nella stessa famiglia. Intanto resta chiuso il pronto soccorso dell'ospedale Landolfi di Solofra e ad Avellino il sindaco prepara misure a sostegno del commercio, ma i negozianti annunciano nuove proteste. Dalla clinica al San Pio muore un altro anziano, ancora un decesso all'ospedale di Benevento per Covid-19. Si tratta di un 80enne casertano che era stato trasferito al Rummo dalla casa di cura Villa Margherita, primo focolaio nel Sannio. E per la fase 2 il laboratorio di Sanniotec, abilitato dalla regione, ad eseguire i tamponi. Eccoci, questi erano i nostri titoli, ben ritrovati con l'informazione regionale del canale 696. In apertura ancora la morte dell'agente Apicella, ucciso ieri nel corso di una rapina. Omicidio volontario, lesioni e ricettazione dei reati contestati dal PM di Napoli ai quattro banditi che ieri hanno causato la morte del poliziotto e sono stati acciuffati. Vediamo. Omicidio volontario, lesioni personali, furto, rapina e ricettazione sono le accuse del PM Cristina Curatoli e dell'aggiunto Rosa Vulpe. Quattro specialisti del settore, stesso cognome, stessa carriera, impuniti, come dimostra la cronaca della nottata che ha stroncato la vita dell'agente scelto Pasquale Apicella. Tutto inizia a Casoria, dove hanno rubato un Audi per consumare una spaccata. Puntavano al bancomat ma non ci riescono, un colpo fallito che non va a termine, che spinge quattro malviventi a provare un nuovo assalto questa volta al centro di Napoli. Da Casoria arrivano a Casavatore, dove viene rubata una targa che serve a mascherare quell'Audi nel tentativo di eludere i sistemi di videosorveglianza. Poi in pochi minuti arrivano in via Abate Minichini, non lontano da Calata Capodichino. Stessa tecnica, stesso fallimento. Questa volta se la prendono con un totem per il pagamento degli F24, zeppo di carte ma privo di soldi. Fatto sta che nel frattempo è scattato l'allarme, la polizia è già sulle loro tracce. I quattro balordi hanno gli agenti alle spalle quando davanti ai loro occhi si materializza un'altra pantera. Sanno di non avere chance. Chi è alla guida decide di provare il tutto per tutto. Finge di rallentare, poi il colpo di gas sull'acceleratore, quella maledetta sterzata che uccide un uomo in divisa. La morte del poliziotto getta nel dolore l'intero paese. Messaggi di cordoglio solenni da parte delle più alte cariche dello Stato. E alla famiglia del poliziotto arriva la solidarietà dell'Opera Nomadi tramite il presidente nazionale Massimo Converso. Ebbene, comunque ricordare, dice il presidente, che nell'autunno del 2012, nella stessa area urbana dell'ultima tragedia, un agente di polizia uccise un giovane rom dello stesso gruppo. All'epoca l'Opera Nomadi, come fu riconosciuto in un incontro con il questore, evitò di generalizzare l'accaduto a tutte le forze di polizia. La sospensione dei colloqui nelle carceri a causa della pandemia ha costretto parenti e amici dei detenuti ad aguzzare l'ingegno per fare consegne illegali ai loro congiunti in cella, e adesso i cellulari a Napoli arrivano in volo. Gli agenti della Polizia Penitenziaria dell'Istituto di Pena di Secondigliano hanno sequestrato un drone con a bordo 6 telefoni atterrato nell'area detentiva. Va sottolineato che nelle carceri il DAP ha distribuito 1500 telefoni cellulari e ne ha autorizzato l'uso più volte al giorno per ovviare alla sospensione dei colloqui con le famiglie. E veniamo alla fase 2. Il governatore De Luca mette in guardia i campani. Il diffondersi di comportamenti irresponsabili produrrà una ripresa del contagio.
Ieri troppa gente in strada. Anche il sindaco De Magistris avverte: non buttiamo tutto a mare. E intanto sui trasporti pubblici c'è folla. Vediamo. Napoli, ecco come si presenta il lungomare Caracciolo il primo giorno in cui è permesso fare attività motoria all'aperto. Nonostante le raccomandazioni e le cautele, si vedono centinaia di persone in strada. Molti si sono improvvisati runner, altri fanno una semplice passeggiata e, stando alle immagini, è evidente il rischio di assembramenti. Per questo, a fine giornata, il governatore De Luca, con un post sulla sua seguitissima pagina social, ha voluto chiarire. È stata una misura presa per dare respiro soprattutto alle famiglie con bambini, con mascherine, distanziamento e a 200 metri da casa. Il diffondersi di comportamenti irresponsabili come questo produrrebbe una ripresa forte del contagio e renderebbe inevitabile il ripristino immediato del divieto di mobilità. De Luca è pronto a chiudere di nuovo tutto se si continueranno a ripetere scene come queste. E stavolta anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, è sceso in campo a rafforzare il messaggio del governatore. Sono 2 mesi che stiamo facendo sacrifici, ha scritto Dema, ma non abbiamo ancora vinto la guerra alla pandemia. Violare le prescrizioni sanitarie e uscire come se nulla fosse significa buttare a mare, come diciamo noi, tutto quello che è stato fatto finora, ha scritto De Magistris. Nel frattempo a Napoli scoppia la polemica sui trasporti pubblici. Il sindacato ha diffuso la foto di un bus affollato scattata alle 9 di oggi su un mezzo della linea 140. Gli autisti, riferisce la nota, per evitare ulteriori sovraffollamenti sono costretti a saltare le fermate, rischiando di essere aggrediti dall'utenza ormai stressata ed esasperata. Nell'ANM ci sono 569 lavoratori in cassa integrazione che potrebbero supportare il personale di guida a bordo dei mezzi. Per risparmiare sul costo del lavoro, le aziende di trasporto pubblico locale stanno rischiando un nuovo aumento dei contagi, avverte l'Unione Sindacale di Base. Non solo sulle strade, la Guardia di Finanza di Napoli ha intensificato i controlli anche nei porti durante questo periodo di coronavirus. Nel fine settimana del 25 aprile sono state controllate oltre 2.000 persone, riscontrate 110 violazioni, alcune anche penali. Presso lo scalo cittadino sono stati sanzionati 2 pescatori di frodo sorpresi nelle acque antistanti il barco Bosan, sequestrati equipaggiamento da sub e attrezzature, tra cui le bombole e un fucile ad aria compressa, mentre il pescato è stato rigettato in mare. I 2 responsabili, un 60enne e un 58enne, entrambi di Napoli, sono stati multati. Non solo, le Fiamme Gialle di Torre Annunziata hanno arrestato un 38enne di Pompei, sorpreso a bordo della propria auto con 36 grammi di cocaina. La compagnia di Casalnuovo ha invece sequestrato 550 tra mascherine e visiere protettive non a norma presso una società di Volla. Il responsabile dell'azienda, un 41enne napoletano, dovrà rispondere di frode in commercio. Un professore di medicina e chirurgia dell'Università di Salerno in servizio al Fucito di Mercato San Severino ed una coordinatrice infermieristica, anche lei in servizio all'ospedale della Valle dell'Irno, sono stati arrestati. L'accusa: peculato, falso e abuso d'ufficio. Accuse di cui appunto dovranno rispondere adesso. Vediamo. Un vero e proprio terremoto si abbatte sulla sanità salernitana dopo l'inchiesta condotta dalla Procura di Nocera e dai carabinieri del NAS, che ha portato all'arresto di un professore di medicina e chirurgia dell'Università di Salerno, in servizio come camice bianco all'ospedale Fucito di Mercato San Severino, e di una coordinatrice infermieristica, anche lei operativa presso il nosocomio della Valle dell'Irno. Peculato, falso e abuso d'ufficio in concorso, queste le accuse contestate a vario titolo agli indagati. Secondo gli investigatori, il docente si sarebbe appropriato della strumentazione di proprietà dell'Ateneo di Salerno per eseguire visite specialistiche private. Controlli sanitari, oltretutto, che avvenivano attraverso contatto diretto senza passare per il centro di prenotazione dell'ospedale di San Severino. Il medico intascava così l'intera somma delle prestazioni sanitarie, arrecando un ingente danno economico all'azienda ospedaliera universitaria. Nell'ambito della stessa inchiesta, i carabinieri, il procuratore capo Antonio Centore e il sostituto Anna Chiara Fasano hanno contestato l'abuso d'ufficio alla coordinatrice infermieristica che gestiva il servizio di prenotazione dei pazienti che attendevano visite e interventi chirurgici. Secondo l'accusa, l'indagata stravolgeva la lista d'attesa, favorendo amici ed altre persone per scavalcare la fila a danno di altri pazienti. Entrambi gli indagati si trovano ora ai domiciliari, sono stati incastrati da intercettazioni telefoniche, pedinamenti e alcune testimonianze. In una nota, il rettore di Salerno, Vincenzo Loia, ha espresso profondo rammarico per la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il docente dell'Ateneo. Loia si è detto sicuro che la magistratura farà al più presto luce sulla vicenda e sulle eventuali responsabilità.
responsabilità ed ha espresso al contempo fiducia all'intero personale dell'azienda ospedaliera universitaria che, ha detto, sta testimoniando rigore ed efficienza durante questa emergenza epidemiologica. Prima giornata di lavoro ieri al Covid Center di Ponticelli a Napoli. Nessun paziente ma in servizio medici e infermieri. Intanto a Salerno questa mattina il Presidente De Luca ha inaugurato l'ospedale modulare da campo all'esterno del Ruggi. Disponibili 24 posti. Vediamo. Si va a definire sempre più chiaramente la risposta della Regione Campania all'emergenza sanitaria da coronavirus. Ieri prima giornata di lavoro al Covid Center dell'ospedale del Mare di Ponticelli a Napoli. Nessun paziente in servizio, infermieri e medici specializzati. Solo in autunno il presidio dovrebbe poter entrare in piena funzione. Non mancano le polemiche, i medici attaccano l'ASL Napoli 1, personale tolto dagli altri siti, dicono, a danno dei pazienti con patologie non Covid. Intanto questa mattina il governatore De Luca ha inaugurato a Salerno l'ospedale modulare allestito all'esterno del Ruggi d'Aragona, realizzato in poche settimane, ospiterà 24 posti di terapia intensiva. Ci avviamo a completare questo ospedale modulare su tre blocchi: quello principale all'ospedale del Mare, già inaugurato, questo del Ruggi, altri 24 posti letto di terapia intensiva, e quello del Sant'Anna e San Sebastiano a Caserta. Complessivamente avremo 120 posti letto di terapia intensiva. Ci stiamo preparando per settembre-ottobre, dove dobbiamo aspettarci ovviamente un'epidemia di influenza e quindi un'enorme quantità di accessi agli ospedali, e ci sarà anche ovviamente una commistione di sintomatologie, perché avremo magari pazienti influenzati che devono essere controllati per accertare che non siano malati Covid e quant'altro. Quindi stiamo preparandoci al meglio. E ieri prima giornata di via libera al delivery food in Campania, pizze e caffè a casa, boom di richieste, ma non sono mancate le polemiche. Vediamo. Pizza e caffè a casa, boom di richieste, anche se solo il 30% dei locali ha riaperto. Chi lo ha fatto ha ricevuto molti ordini. Dopo 50 giorni di lockdown, la pizza vince su tutto, ma anche un buon caffè e l'intramontabile sfogliatella. Ma fioccano anche le proteste per dei decreti che impongono altri costi da rispettare, oltre a tutte le spese accumulate in 7 settimane di chiusura. Difficoltà estreme, siamo proprio al collasso. Aprire solo a domicilio in una zona dove sono tutti uffici e non ci fanno entrare nemmeno negli stabili a salire a portare il caffè. Noi per stare aperti abbiamo fatto l'HCCP, visite dal dottore per vedere se siamo stati infetti, sicurezza sul lavoro e una rinnovazione di tutti i libretti sanitari. Di un costo di circa 600-700 euro solo per aprire. Cerchiamo di dare il servizio, cerchiamo di rimanere aperti, ma dobbiamo capire i costi tra entrate e uscite, tra un mese, due mesi, tre mesi, cosa succederà. Io credo che rimarranno in piedi solo i bar dove alle spalle c'è un costrutto, diciamo, di qualità. Assalto ai forni riaccesi, sfornate 60.000 pizze prenotate anche con giorni di anticipo. Qualche polemica per il decreto che aveva in un primo momento bloccato pub e paninoteche, ma le preoccupazioni dei piccoli imprenditori sono tante. Dopo più di 2 mesi, diciamo che siamo ripartiti giusto per una questione di ottimismo, ma non per altro, solo per ricominciare, perché in queste condizioni non vale la pena, diciamo, né tecnicamente né economicamente. Più aperto per capire se si può andare avanti. La mia pizzeria è piccolissima, allora ci può stare che faccio l'asporto, ma a 300 metri c'è un ristorante che dobbiamo aprire forse il 1° giugno. Io non so se apro. Torna a crescere la curva dei contagi in Irpinia, ieri preoccupa Cervinara con 7 casi nuovi. Intanto resta chiuso il pronto soccorso dell'ospedale Landolfi di Solofra, e ad Avellino il sindaco annuncia nuove misure a sostegno del commercio. Vediamo. Dopo una piccola tregua si rimette in moto il contagio in Irpinia. Nuovi 11 positivi sono venuti fuori dai tamponi processati al Moscati e al centro di ricerca Biogem. 7 riguardano residenti di Cervinara, 3 Ariano e 1 Villanova del Battista. Preoccupa la situazione nel comune della Valle Caudina. 4 cervinaresi appartengono allo stesso nucleo familiare.
Il contagio dunque si è trasmesso tra parenti. Anche gli altri tre casi si riferiscono a familiari conviventi di primi casi accertati nel territorio comunale ed attualmente ospedalizzati. Tutti comunque già da giorni stanno rispettando l'isolamento domiciliare. Il sindaco Filuccio Tangredi e l'amministrazione invitano ancora alla prudenza e a rispettare le misure del distanziamento sociale. A Solofra resta chiuso il pronto soccorso dell'Andolfi. Il manager Pizzuti ha rinviato la riapertura spiegando che l'attività del pronto soccorso è stata sospesa per evitare l'accesso di possibili casi sospetti dal momento in cui si è deciso di destinare il presidio della Concia ai pazienti non Covid. Intanto il sindaco del capoluogo parla della fase 2. Siamo di fronte a una ripartenza molto lenta, non siamo neanche alla fase 1 e mezzo. Non è concepibile, per esempio, aprire parrucchieri ed estetisti solo a giugno. Stiamo immaginando di rastrellare un po' di fondi relativi ai residui dei vecchi finanziamenti europei. Mettendo insieme queste somme vogliamo, con l'approvazione del prossimo bilancio, argomento di cui abbiamo discusso col Consiglio e con la Giunta, vogliamo destinare una quota che possa andare incontro alle istanze, alle esigenze del commercio avellese e delle attività produttive. Ma i commercianti protestano per le mancate aperture. Stasera accenderanno simbolicamente le luci dei loro negozi e domani consegneranno le chiavi dei locali al sindaco. Ancora un decesso all'ospedale San Pio di Benevento. Si tratta di un 80enne casertano che era stato trasferito al Rummo dalla casa di cura a Villa Margherita, primo focolaio di Covid nel Sannio. Ancora un decesso all'ospedale San Pio di Benevento. Si tratta di un 80enne casertano proveniente da Villa Margherita. Salgono dunque ad 11 decessi collegati alla struttura riabilitativa alle porte di Benevento, primo focolaio nel Sannio. E intanto c'è anche un centro sannita tra quelli scelti dalla Soresa per l'esecuzione dei tamponi nasofaringei per la sorveglianza epidemiologica. Si tratta del centro Delta del consorzio Sanniotec, un riconoscimento di eccellenza secondo il direttore generale Piero Porcaro. Sarà possibile effettuare non solo tamponi sulle persone ma anche test per scoprire il virus sulle superfici, come spiega Pasquale Vito. La regione giusto due giorni fa ci ha autorizzato a svolgere dei test da tamponi faringei, che è il test che viene utilizzato per rilevare la presenza di SARS-CoV-2 in pazienti sintomatici, e questa cosa ovviamente ci inorgoglisce perché credo siamo l'unico centro nel Sannio che stato autorizzato a svolgere tale tipo di test. Oltre a poter essere applicato alla faringe di pazienti, può anche essere applicato per rilevare la presenza di un virus su superfici, ed è tra l'altro nelle raccomandazioni del WHO, cioè dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la raccomandazione appunto di verificare la presenza del virus anche su superfici che sono fortemente sospette di essere contaminate, come quelle che, in cui vivono i pazienti affetti da Covid-19. Sono ripartiti i cantieri a Napoli dopo quasi 2 mesi di stop a causa del coronavirus. Si sono riviste le ruspe e gli operai in via Marina. È stato un primo segnale della riapertura verso la fase 2. L'ordinanza comunale prevede il divieto di transito in tutto l'anello della rotatoria e sulla semicarreggiata lato mare di via Alessandro Volta. Ad eccezione di residenti, forze dell'ordine e mezzi impegnati in servizio di pronto intervento, mentre sulle altre due corsie libere di via Volta si circolerà a doppio senso invece che a senso unico. Divieto di transito anche sulla semicarreggiata lato monte di via Reggia di Portici, tra via Emanuele Gianturco e Largo Sant'Erasmo, mentre sulle altre due corsie si circolerà a doppio senso. Sospeso il senso unico anche in via Sant'Erasmo fino all'incrocio con via Gianturco, con divieto di sosta e rimozione coatta. Ad Ariano Irpino, seconda giornata di lavoro da parte dell'Istituto Zooprofilattico di Portici, tamponi a tappeto per arginare i contagi. Intanto si accendono anche le prime luci, vediamo. Da un lato l'accelerata sui tamponi, con una vera e propria task force in campo da ieri ad Ariano Irpino, su disposizione del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, dopo le forti pressioni pervenute da più parti. Dall'altro le prime luci che si accendono, quelle della ristorazione, con le consegne a domicilio. Un primo segnale positivo che lascia ben sperare. C'è tanto lavoro, vedi, la gente aspettava la pizza. Per quello dico, bisogna aprire. Ci ha dato il consenso e quindi stiamo lavorando, siamo impegnati e siamo ora orgogliosi di lavorare, perché comunque
ci porta bene lavorare. E questo, vedi, ci sono tante domande, siamo già, abbiamo fatto già 5-6 consegne, perché la gente capisce che deve mangiare l'orario, alle 7, alle 8, alle 9, alle 10, fino alle 11 può mangiare la pizza. Alla grande si riparte. Grazie Joe, grazie. E dispiace per le persone che purtroppo ci hanno lasciato, la cosa più importante è quella, poi piano piano si riparte. Ripartiamo tutti, forza Ariano, forza tutti, alla grande. Ci siamo mangiati una bella pizza, speriamo che aprono subito tutti quanti, che così se non si può andare avanti senza vende. Anche a Benevento il monito del sindaco Mastella all'indomani delle parziali riaperture e della possibilità di effettuare passeggiate seppur solo in determinate fasce orarie. Ma il sindaco Mastella avverte troppe le persone in strada, se si continua così chiudiamo di nuovo. Anche a Benevento troppe le persone in strada in occasione del primo giorno di parziali riaperture. La possibilità di effettuare passeggiate all'aperto, seppur solo in determinate fasce orarie, sembra essere stata accolta con troppo entusiasmo, al punto da portare il sindaco Clemente Mastella ad ammonire i cittadini, ribadendo la necessità di una maggiore responsabilità da parte di tutti. Ci ho visto non soltanto da noi, ma anche in Campania, dovunque c'è stata questa, diciamo, possibilità e questa opportunità data, giustissima per molti aspetti, però ognuno ritiene che sia rientrato nella normalità. Noi non siamo nella normalità. C'è il rischio che non si sa se il virus rimane durante l'estate o va via, molti ritengono che vada via, ma qualcuno dice che rimane comunque intorno a noi. Poi bisogna stare attenti, che sono gli asintomatici che non conosciamo, quello cui corriamo vicino a noi, eccetera. Quindi il non utilizzi mascherine, evitare assembramenti, evitare che ci sia questa forma di rilassamento totale, perché se vedo questo ancora per alcuni giorni, chiudo, prima che lo faccia De Luca, lo chiudo io e ritorniamo ai livelli standard di prima. Di qui l'invito all'autodisciplina e a proseguire con l'atteggiamento responsabile adottato fino a questo momento dalla maggior parte dei cittadini di Benevento. Limitatevi, autoregolamentatevi, che la cosa più bella è l'autodisciplina, non quello della pressione o dell'accoggenza, le istituzioni che intervengono in maniera un po' apparentemente vessatoria. Quindi siate onesti con voi stessi, rispettate le vostre famiglie e tutti quanti gli altri, rispettiamoci reciprocamente, perché dobbiamo avere cura degli altri se vogliamo salvarci. Fino ad ora, devo dire, di questo un dato di apprezzabilità per quanto mi riguarda, i cittadini si sono comportati, tranne alcuni, in maniera encomiabile. Continuiamo ad essere encomiabili. E riaprono le pizzerie, ma non solo per la gioia di chi sta a casa, anche per gli ospedali. Vediamo. In Campania non mancano bei gesti di solidarietà verso medici e infermieri impegnati in prima linea contro il Covid e a sostegno delle persone più bisognose. Ad Avellino il ristorante pizzeria Braciami al centro storico ha donato 20 pizze al personale in servizio alla palazzina Covid del Moscati. Il direttore di sala, Maurizio Florio, ci spiega come è nata questa idea. Non volevamo far mancare un gesto di solidarietà alla palazzina Covid, hanno fatto tanto per noi in questi giorni. Diciamo che oltre a portarla all'ospedale di Avellino, vogliamo portarle in tutta Italia, fare questo gesto per ringraziare tutti gli ospedali d'Italia che in prima linea ci stanno salvaguardando dal Covid-19. La proprietà ha sempre fatto, ha sempre avuto un occhio di riguardo per quanto riguarda i meno abbienti della città di Avellino. Qui la proprietà si è organizzata con largo anticipo, mascherine e misurazione della temperatura per i dipendenti e tutte le precauzioni del caso per i riders impegnati nelle consegne a domicilio. Ieri, il primo giorno di riapertura con il delivery. Un po' di difficoltà stiamo riscontrando perché ieri abbiamo avuto tantissime chiamate, non siamo riusciti a soddisfare tutte le chiamate che sono arrivate al ristorante, ci vogliamo scusare con tanti clienti che non siamo riusciti a raggiungere. E a Nola lo chef di Marigliano, Valentino Buonincontri, titolare del Bertis Bistrò di Via dei Mille, ha deciso di donare 200 voucher pizza ai meno fortunati. Non chiamatelo gesto di generosità, spiega, è solo un dovere morale. Una candela davanti ai negozi come segno di rinascita ma anche come campanello d'allarme per la crisi economica. La protesta è andata in scena ieri sera nel comune salernitano di Baronissi. Candele accese dinanzi ai negozi di Baronissi per lanciare un messaggio di speranza ma anche per far suonare un campanello d'allarme sulle tante criticità che riguardano il commercio in questa fase d'emergenza sanitaria. All'iniziativa organizzata dall'associazione Baronissi Food & Beverage ieri sera hanno aderito tanti commercianti che dalla Valle dell'Irno hanno voluto lanciare un appello a comune, regione e governo denunciando le difficoltà di un settore che deve fare i conti con gravi perdite economiche.
la fiammella che abbiamo acceso questa sera è un segnale di vita, un segnale di vita che ci dovrà portare ad andare avanti in questo contesto così difficile per il Paese. Abbiamo organizzato tutti insieme questa manifestazione per quanto riguarda il Comune di Baronissi, giusto per tenere l'attenzione alta nel Comune e per far arrivare questa nostra fiammella nel cuore di De Luca, del Presidente Conte, perché le restrizioni che loro ci stanno imponendo è un qualcosa che non possiamo reggere. Il lavoro che noi dobbiamo fare con tutti questi paletti, con tutti questi impedimenti, io penso che sia difficile andare avanti. Si parla della riduzione già dei posti all'interno, che è un qualcosa che ci porterà d'inverno ad avere un problema enorme. Il piccolo avrà i suoi problemi perché da 35-40 posti che ho io li devo portare a 10. Mantenere i costi fissi in questo modo, secondo me, non ce la possiamo fare a reggere. E la Camera di Commercio di Benevento scende in campo per aiutare appunto gli esercenti. L'ente con 3 milioni di euro a disposizione aiuterà per le spese di sanificazione dei locali. La Camera di Commercio Sannita scende in campo per aiutare i commercianti e le imprese sannite. Dopo aver chiesto l'autorizzazione al Ministero competente, il presidente dell'ente di Piazza 4 Novembre prova a concretizzare e lancia una serie di aiuti ai commercianti. Questo intervento si riesce a fare grazie all'interazione che abbiamo avuto con il Patuanelli, che ha autorizzato gli enti camerali a utilizzare il 20% del patrimonio liquido che nel Sannio, nella Camera di Commercio di Benevento, ammonta a 3 milioni di euro. Oggi viene pubblicato il primo bando da 100.000 euro perché erano soldi nella disponibilità della Giunta, non del Consiglio, quindi siamo partiti comunque, per sostenere gli interessi passivi delle aziende. Si tratta dunque di 3 milioni di euro che saranno messi a disposizione di coloro che chiedono un aiuto proprio per eseguire gli interventi stabiliti dai decreti anti-Covid per la ripartenza. Altri 100.000 euro, sempre soldi di disponibilità della Giunta, partiranno per sostenere tutti i costi di sanificazione delle aziende. 50%, perché il 50% è detraibile fiscalmente. Mi auguro poi che il Consiglio decide di appostare questi 3 milioni di euro su queste due linee di azione: sostegno alla sanificazione e sostegno agli interessi passivi con autocertificazione e automatico rimborso degli interessi sostenuti nel periodo Covid o da Covid in poi. E con questo chiudiamo il nostro telegiornale. In regia Aldo Fenizia. Adesso ci sono le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci.